Ciao a tutti, confratelli e consorelle, bentornati su The Games Brew. Io sono Roy Lovat e questo è Warhammer 40.000 Chaosgate Demon Hunters. Allora, nell'ultimo episodio, grande colpo di scena, perché mentre eravamo in rotta per attaccare quell'incrociatore, siamo stati abbordati a nostra volta da una nave nemica in cui si trovava Cadex, quel demone, quel signore della peste che avevamo incontrato sul pianeta Eldari e che era riuscito a scappare. Sto tizio è riuscito a bruciare il nostro codex. Adesso il dubbio è: ci sarebbe riuscito ugualmente anche se l'avessimo ucciso sul pianeta? Probabilmente sì. Quindi ci ha distrutto il codex e non possiamo più trovare i signori della peste che rimangono. Quindi Vagir ha deciso di tenersi il demone come prigioniero per estrargli tutte le informazioni possibili e immaginabili, nella speranza appunto di identificare i nascondigli di questi mietitori. Ovviamente vi lascio immaginare quanto sia felice Ektar. Fortunatamente sto vedendo che, nonostante la nave nemica si sia infilata dentro la nostra nave, non abbiamo riportato danni ingenti, praticamente niente. E adesso quindi dobbiamo prima di tutto sentire cosa hanno da dire i nostri compagni, andare a distruggere quell'incrociatore e poi vedere un po' in che modo potremo risolvere questo problema, perché altrimenti non potremo più trovare i nascondigli appunto dei miei editori. Allora iniziamo col sentire cosa hanno da dire i nostri amici. Apotecario danneggiato, là qualcosa sì che ce l'hanno danneggiato. Vabbè, tra 9 giorni tanto finiamo la costruzione, quindi potremo, spero, aggiustare sta roba. I see you have maintained your devotional wards even in this time of crisis. Very wise. Il traditore e l'inquisitrice. Qualcosa da segnalare? They are like two starving hounds circling each other. Sono come due cani affamati che si girano intorno. A un certo punto, prima, più prima che poi, uno di loro balzerà all'attacco. Credete che l'inquisitrice possa perdere? Engaging the mind of a demon prince does not usually go well. Ha dimostrato di avere una volontà salda, ma le manca l'umiltà e la cautela che noi abbiamo ottenuto sul campo. Solitamente ingaggiare la mente di un principe demone non porta a nulla di buono. La terrò d'occhio ed eliminerò entrambi se sarà necessario. Parliamo d'altro. Very well. Il principe demone è un prigioniero irritante, certo, perché sta cercando di mettere zizzania. When the time comes, Commander, it will be satisfying to bring the fire. Sì, anche all'interno dei suoi sigilli percepisco il tanfo psionico di quella creatura permeare la nave. I fratelli si lamentano della sua presenza e so che Lunete ha dovuto prendere misure speciali per proteggere i suoi servitor dalla corruzione. Quando verrà il momento, comandante, sarà gratificante scatenare le fiamme e vedere quel demone contorcersi bruciando davanti ai miei occhi. Very well. Ok, andiamo da Lunete. You require a vox exchange, commander? Il principe demone è stato contenuto. Punish the traitorous wretch for the trauma and hurt it brought to the edict. Punite lo sciagurato traditore per il trauma e i danni inflitti all'editto. Ho molti strumenti del Manufactorum che potrebbero far soffrire il demone fino a estrargli i dati. Vagira ha i suoi piani per interrogarlo. I will leave it to her, then. Allora lascerò che ci pensi lei. Ho delle squadre di riparazione da coordinare, ma se quella creatura dovesse lasciare il Libris, dovrà risponderne a me. Discarding redundant communication cache. I sigilli intorno al principe demone resistono? They do, although I can feel his will probing against the blank minds of my servitors. Sì, anche se percepisco il suo volere sondare le menti vuote dei miei servitor. Che cosa vuol
Che cosa vuole il traditore dei vostri servitor? He thinks to bypass the Inquisitor's containment and corrupt them into mindless poxwalkers. Crede di poter superare il contenimento dell'Inquisitrice e di trasformarli in dei peste vaganti senza cervello affinché diffondano il contagio sulla nave. Un piano astuto, facilmente trascurabile per chi pone meno attenzione alle mie innervazioni degli spiriti di macchina. Non preoccupatevi, ho fortificato i miei servitor di conseguenza. Gli Inquisitori e i Grey Knights non sono gli unici in grado di contrastare Nurgle. Discarding redundant communication cache. Very well. Initiating power saving cycle. Qui è tutto bloccato. È bloccato questo. Però possiamo fare queste. Vedi? Dominazione di Cadex. Cadex è mio prigioniero e la sua mente mi appartiene. Senza il Codex Toxicus è la nostra unica pista contro la fioritura. Vi sorte iniziare subito i riti di dominazione. Sì, vai. 67 giorni, un boato. Tra l'altro ora ho il dubbio che potremmo aver perso i semi rossi, eh? Speriamo di no. I see you have come straight to me. Time is of the essence. Dobbiamo davvero tenere in vita questa feccia demoniaca? I want him destroyed far more than you, Commander. Lo voglio distrutto tanto quanto te, comandante. Ma ci serve. Senza il Codex Toxicus è la nostra unica pista. Non ci aiuterà spontaneamente. We must force him to do so. No, infatti, dobbiamo costringerlo a farlo. Posso tenere testa mentalmente al traditore. Quelle creature sono deboli, per questo cadono vittima dei poteri perniciosi. Io non ho tali remore con la mia fede. La mente di un principe demone è pericolosa. If you have another plan, please share it. Se hai un altro piano, condividilo. Il vostro purificatore non ha offerto alternative, ma credo sarà pronto a intercedere con la forza se dovessi fallire nel mio dovere. As you like, Commander. In questo Cadex emana disprezzo. His presence has brought back some memories that I would have rather forgotten. La sua presenza ha richiamato alcuni ricordi che preferirei dimenticare. In passato ero stata inviata a indagare su alcune attività anomale nella stazione ospedaliera di Saistermonius. Cadex aveva posseduto un medice, noto come Sommo Disinfectari, il quale aveva sviluppato un'ossessione per la pulizia e l'igiene sulla stazione. Ciò sembrerebbe andare contro gli obiettivi del suo signore. The plague god has a sense of humor. Il dio della peste ha il senso dell'umorismo. Mentre i livelli superiori erano immacolati, quelli sotto la superficie dell'asteroide, in cui si svolgeva buona parte dei trattamenti dei pazienti, erano ripugnanti e fetidi. Un luogo in cui i demoni infettavano i corpi dei morenti e in cui Cadex ha ottenuto il suo soprannome, Bestia di Sistermonius. E voi avete esposto la sua vera natura? Yes, but not before being put under his care. Sì, ma non prima di finire sotto le sue cure. Quando ho capito chi fosse, sono scappato e ho richiesto aiuto a chiunque potesse rispondere. Fortunatamente una piccola forza d'attacco del capitolo dei Blood Angels si trovava in un sistema vicino. Abbiamo epurato tutti i livelli, il personale e i servitor medici, ma la corruzione causata è rimasta. Alla fine sono stata costretta a richiedere un exterminatus. Miliardi di persone sono morte. È un fallimento di cui non parlo spesso. What concerns you? I must return to my research. Ok. Ok, allora andiamo a distruggere questo. No, siamo al massimo. Death Guard plague ship detective. Di livello 3, ovviamente. A swarm of plague flies, one of Nurgle's vile defenses. Confirmed. Targeting systems disrupted. Cannot acquire stable lock. Commander, permission to issue a strike squad and we will make short work of them. Alternative.
I will directly interface with the weapons arrays to detonate our ordnance in flight. Allora, ci sono sciami difensivi, dice apri il fuoco, rischio probabile alla nave, invia forza d'attacco, 4 cavalieri potrebbero rimanere feriti, ordina all'unità di sparare contro lo sciame, la nave nemica è surclassata, questo dovrebbe andare benissimo in teoria. L'unità è ferita. Ah, mamma mia, veramente ste cose... proprio non le capisco. La nave è surclassata, ma l'unità viene ferita. Non potevamo sparare normale? No. Ok, progetto nave completato. Alloggi di livello 3. Gli alloggi sono stati ripristinati a piena capacità. Comandante. Durante le ristrutturazioni, i miei osservatori hanno fatto una scoperta interessante. Un codificatore Lex stampato sulla superstruttura. Verrebbe da pensare che la nave sia stata costruita su Marte, ma la scoperta del codec... dice Lex indica l'orbita di Giove, risalente ai tempi della fondazione di Grey Knight. Intrigante, no? Ok, adesso dobbiamo aggiustare tutto ciò che è stato distrutto. Questo, ripara. Ok. Vediamo un po'. 3, 0. Allora, vediamo un po'. Qui che ci dai? Intercettatore! Subito. Vediamo, magari anche qui. No, cappellano. Paladino, vai. Qua, intercettatore, finalmente. Finalmente quanto l'abbiamo aspettato. È questo, sì. Intercettatore livello 7, poi. Boom! Am I to understand that you are harboring a demon prince on board the Edict? That is an extraordinary measure, even by the standards of this unorthodox campaign. Yes, yes, there are exigent circumstances. I shall trust in your will, but know that you will be judged for any ill consequences. Se ho capito correttamente, ospitate un principe demone a bordo dell'Editto? È una misura straordinaria anche per gli standard di questa campagna poco ortodossa. Sì, sì, ci sono circostanze attenuanti. Voglio fidarmi di voi, ma sappiate che sarete giudicato per eventuali conseguenze negative. Ordina Hector di sigillare l'area. Hector non sarà disponibile per un certo periodo. Metti una guardia permanente. Due cavalieri non saranno disponibili per un certo periodo. O fornisci rassicurazioni a parole. Mettiamo una guardia. Una guardia. Per quanto non saranno disponibili. 30 giorni si può fare, dai. Tra l'altro uno in cappellano. Ah, e questo è l'ultimo che abbiamo preso, però vabbè. Va bene, va bene. Olè. Allora, cerca e distruggi la progenie della fioritura, completa missione senza usare granate. 10 servitor. Ok, allora sì. Qui, quello che dobbiamo fare, allora, è... portare l'apotecario di livello più basso. Allora, scambia cavaliere. Io direi, potremmo portare l'intercettatore? No, perché 77 giorni? È ovvio! Perché è rotta l'infermeria. Quindi, che portiamo? Posto suo? Il cappellano? O il... o l'epuratore, così sale di livello. Portiamo cappellano forse. O portiamo un altro Justicar, scusa. Justicar livello 6. 6. Allora, portiamo due Justicar. Sì.
Allora portiamo Krator. Sì, portiamo tutti quelli da 5 e questo da 4. Ok, allora portiamo Krator. Così si potenzia un po'. Poi Stool. Ok. Dobbiamo prendere un altro Justicar. Ci abbiamo un altro di livello. Potremmo portare quest'altro Epuratore. Ah, tra l'altro 573. No, dobbiamo portare Diablo. Edien. Allora, Apotecario Lug. Allora, Garedian. Edeon. Kern. Qui dobbiamo pensare se portare lui o portare un altro. No, è meglio portare, sì, questa qua 744. Se no, forse dovremmo portare Eric, anzi. Sì, portiamo Boris. Ok. Due Justicar, un Apotecario e un Epuratore. Niente granata allora, eh. Armi a distanza. Metti di questo. Sì. Armi da mischia. Allora, a quell'altro mettiamo la spada, a te potremmo dare l'alabarda, c'è questa. No, aspetta, c'era una... abbiamo trovato una spada bellissima che è questa, ok. Il martello fa 4 di danno, la spada fa 5, quindi tu prendi questo. Ok. Armatura. E tu che abilità hai? Queste ce l'hai, ok. Allora, puoi prendere questa o questa. 5, 2. 5 la diamo a quell'altro. Prendi questa. Migliora. Possiamo fare sia questa che questa. Ottimo. E poi equipaggiamento, va bene quello più volontà massima. Perfetto, next. Edeon, Diablo Ita. Ok. Strano che non troviamo altre armature di queste comunque. Questa diamo al medico e tu prendi... Oh no, tu prendi questa. 15, potremmo aumentare la velocità però... Slot... Potremmo darti o un servoteschio estrattore o questo. Scudo Legida, no? No, mettiamo volontà. Ok, Bors. No, l'abbiamo data a Kern, quindi tu prendi questo. Non posso prenderlo. Ma lui non lo porta lo psicocannone. Armi da mischia, la spadona questa.
Sì. Tipo d'armatura. Devi prendere questa qua. Esatto. Cos'è adesso? E abbiamo due slot equipaggiamento. Dobbiamo togliere la granata. Possiamo mettere questa. Boom, questa è super potente. E poi il nostro medico. Prendi questo. Faccia. Sì. E l'armatura. Questa, no? Ok, perfetto. Andiamo. Corruption site detected. The Bloomspawn have infested this bastion of the Adeptus Ministerium. Vile blasphemy. The Plague Lord continues to taunt us with his detestable works. We must end it here. Ok, guarda qui. Hai visto che è più forte il servo teschio? Più forte e più grande. Allora. Cerca e distruggi la progenie della fioritura. Ok, destra, sinistra e in fondo, bello. Allora, io direi iniziamo qua. Ah, questo me lo ricordo, che stavano quei due infognati qui. Ok. What is your will? Avanziamo. Guarda qua. Beh, guarda come si girano gli occhi. Bloop, bloop. I globi oculari. At once. I sense their presence. No, di già che rompiscatole. Eyes off. Speriamo vadano dall'altra parte. On my way. E due volte. Ok, io direi cambiamo di posizione. Lasciamo che siano loro ad avvicinarsi. Dove puoi andare a dar fastidio qua su, tipo? Il problema è che quello lancia la granata a palombella, per cui standing ready. Non lo so, eh. Ok. Ci va bene, ci va bene. Curses. Allora, facciamo così. Grazie, dammi i semini. Stordimento, vai. Niente. Sì, qua, veramente.
so, instordibili. Yes, Commander. Your orders? Vengeance! La sonda. Vai qua. Non mi piace che ci sia questo qui in mezzo, eh? Ok, e vattene qua. Speriamo che non lanci la granata. I feel the rot at my feet. Ok. Che cacchio era? I'm here to serve. Che fa qua? Ah, ok. Non lo possiamo stordire, lo possiamo accecare, possiamo disattivare le armi da mischia, possiamo sfondare l'armatura. Disattiviamo le armi da mischia. Oh, bello. Qua dietro... Non stava... Ah no, ho detto che qui c'erano quelli nascosti. Poi non so se sia lo stesso, eh. Vai qua. Tu libera lui, poveraccio. Non abbiamo rimesso la strada a gemma, vero, infatti. Solo che sembrerebbe tipo ci sia bisogno di un prognosticar in più per mettere uno strada a gemma in più. Boh. Ci sono semini nuovi? Parrebbe di no. E... Praise the Emperor. Onward, brothers. No, non c'è nessuno. Yeah. Andiamo di qua. Yes, sir. Comes off. Ready for battle. Eccoli. I am with you. Advancing. E tu. On my way. Here. We strive. Your orders. With me, my brothers. No, no, quelli lasciali lì. My blade is ever ready. Alien. Oh no, di nuovo questo. No, 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 no. E c'è pure quell'altro lì schifoso. Eppure rinforzi. Ma porca miseria, perché c'è anche quel coso lì per terra? Che non dovrebbe esserci.
Ok, Unleash me. Poop. Tra l'altro sto coso esplode. Allora, c'è una cosa. Vai qua. Ci azzardiamo, eh. Ok, ottimo. Another foul seed clean. No. Ah, ok, no, no, giusto. Bene. Blessed power arms. Sbagliato, devo fare psio munizione, mannaggia la miseria. What is your will? Oh, qui l'esplosione in teoria non dovrebbe arrivare, ma... Yes, commander. Bello, ecco, vedi, questo mi piace, ha danneggiato pure l'alleato. Ottimo. Porca miseria, quante. Ah, oh, erano un po' che non si vedevano queste. Bello, altri rinforzi. Allora. Standing ready. It will be done. No, c'è sta piantina del cacchio. Feel the bite of my sword. Morte, ottimo. Poi tu. It will be done. Eccola. My blade is ever ready. Facciamo questo. Ah, non ci arriva. Vabbè. Allora facciamo questo. Your orders.
justice. Ok, e mettiti qua. As you will. E tu. Questi verranno da qua, no? Affirmative. Allora, facciamo un bel massacro psionico qua. Boom. Aisa! We are the Hammer! For the Imperium! We bring death! Four. In bloodshed we save. Okay. We strive. Unleash me. Onward, brothers. Black fiend. Feel my wrath. Pure stordito, mannaggia la miseria. Anche questo comunque non ci arriva questo. Anche questo secondo me è sbagliato. Se è stordito dovrebbe rimanere stordito per il suo turno 2. I am the Emperor's Fury. Die, die, die! Pathetic. No, a questo. Ciao questo. What is your will? Foe destroyed, Commander. Resist. What is your will?
With haste! Possiamo massacrare, purtroppo. Onward, brothers! Denounce! Glory to Zypos! E mo manca solo quello lì. My blade is yours. Taste my fury. I am with you. Dobbiamo uccidere anche sti occhi. Dobbiamo distruggere anche questi occhi. Allora, adesso tutto a destra. With me, my brothers. More horrors invade our realm. Raggruppiamoci. Un po' più lontano. Restore. On my way. We will not fail against this menace. Brothers, strike for the chapter. Questo dia solo mezza copertura. Unleash me. Lo sarebbe carino se riuscissi a arrivare da questo. Se c'ha il mitra, se c'ha il mitra. Affirmative. Rimani là. E tu. Taking position. Peccato non si possano buttare giuste colonne. Carry it to them. Thank you.
Oh no, c'era una pianta, non l'avevo vista. Mazza, questo è arrivato fin qua. Grande apparato. Ok, niente strada gemme. Dai. Allora. Ti abbiamo staccato la testa. Ok. Adesso dai questo. Vai, più attacchi in mischia. More horrors invade our realm. Quegli orrori possono rimanere a casa loro. My wrath is restored, your orders. Your end is near. Critico? No, non lo possiamo usare su di noi. Standing ready. Che fa questo? Vedi, c'è l'attacco schifoso. Ora ci dobbiamo spostare, sennò c'è l'attacco a tutti e due. As you come on. Ma quello là sento che sta fa? Sta morendo. Ok. No, a lui. Vorrei provare a fare questa, cioè vai qua. Fai questa qui. Bello. Unleash me. Olè. No demon shall avoid its face. No match for the emperor's chosen. Cacciamo un po' d'occhi.
Ah, questo è ancora vivo? Guardalo come va lì spruzzettando. Ma lo uccidiamo con quell'altro. Ma che fastidio. Non puoi buttarti giù? No. Executed. On my way. Unleash me. Ready? Ok, vai, un po' più di semi. Che tra l'altro quegli azzurri mi pare che servissero parecchio. No, ah, si l'ha presi. Vai, cura lui. Devo andare qua su. None may hide from our warp sight. Yes, Commander. On the hunt. My blade is yours. Allora, ho due attacca dalla sinistra e gli altri due da destra. Standing ready. It will be done. Yes, sir. Your orders? Moving now. Ok, abbiamo guardato attraverso le finestre. Senza volere. Arms at the ready. In orders. Your orders. Emperor. Vai. Quanti ne avremo presi? I've pulled a seed from this rot. Tosto. Blessed are our arms. Allora, io vorrei uccidere questa in realtà. Non manca per andare a fuoco così questo qua. Feel my wrath! With haste! Ok, diceva che sarebbe andato a fuoco, ma a quanto pare ha cambiato idea. Onward, brothers! Niente. Eliminata sta pianta fastidiosa. E potremmo andare qua in realtà.
Ah, neanche stavolta possiamo utilizzare gli stratagemmi. Allora. I am here to serve. With haste! Facciamo un bel massacro psionico. Qui. On the hunt! Poi. No. Siamo. Moving swiftly. Sì. Devil shall elude my gaze. E qua. Vabbè, possiamo. Allora aspetta. Facciamo così. My focus fails me. Ottimo. Ah, bene così. Termina. Perfetto. Lunga, ma abbiamo preso un casino di semi, no? Forse qualche danno di troppo, però vabbè. C'erano comunque 1 milione di unità, per quanto semplici, per quanto deboli. Vediamo quanti semi abbiamo preso. 25. Ah, solo 7, pensavo molti di più. Ok, ma la cosa più importante è che abbiamo un intercettatore. Mamma mia, meno male. Oh, bello, questo ha 2 colpi, ma range 12. Questa qua è un'armatura normale. Guardiano della fiamma dà più vita, più danno alle granate, più range. Non è male. Void, granata accecante, no. Potremmo fare così. Beh, Lug è salito di livello finalmente. Che ti diamo? Più volontà. Sì. Più velocità. No. Resistenza. No. No. Sanguinamento non ci interessa. Andiamo qua. Più servoteschi. Mi viene servioteschi, non so perché. Allora, conferma. Vediamo un po', qui. Eccolo. Ce l'ha il teletrasporto da potenziare, ma perlomeno ce l'ha. Ok. Bene, vediamo un po'. Possiamo arrivare qui neanche sognando. Vabbè, allora possiamo spostarci qui al centro e vedremo un po'. Allora, dobbiamo aggiustare questo. Ok. A me è 54 giorni. Ma c'è da fare, insomma. Per oggi però terminiamo qui, come sempre vi ricordo che potete lasciarmi un commento qua sotto, mettere like al video e iscrivervi al canale. Come sempre io sono Roy Lovat e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!